Il mio nome è Cagliani Davide, in arte Dublone, nella vita faccio il programmatore informatico. Come personaggio sono il pirata più ubriacone del ring. Faccio wrestling da 12 anni, mi sono appassionato all'inizio con il cartone animato dell'Uomo Tigre. Poi l'ho scoperto in televisione, quelli veri, personaggi americani, Raw, SmackDown, e al che ho deciso di vedere se riuscivo a fare anch'io quello che mi faceva sognare. Il primo allenamento mi stavo letteralmente cagando addosso. Stavo andando, non so per quante volte ho pensato di girare indietro la macchina, perché mi aspettavo di trovare degli energumeni giganti che mi avrebbero usato come sacco da botte. Arrivo al primo allenamento, trovo questo ragazzino, che era un 50 kg bagnato, che dico, beh, a posto, non sono più io il sacco, ce l'abbiamo già. Solo che aveva le ginocchiere, la catena, aveva tutto il costume. Facevo, io non ce l'ho il costume, mi ha detto di venire con i calzoncini e la maglietta. E invece poi, vabbè, sono arrivate tutte le persone e ho scoperto che lui era un po' il caso umano, se vogliamo. Quindi ero esattamente nella media dei ragazzi. E nel primo allenamento avevo visto le cadute, le capriole, tre mosse, una presa, un colpo. Sono tornato a casa che avevo un mal di testa e non ce la facevo più, tipo una full immersion prima di un esame, non capisci più niente. Però ero stracontento, cioè la cosa mi è piaciuta un sacco e non ho mai smesso. Cioè, bellissimo. Il mio personaggio nasce dall'esigenza di unire un po' il mio essere ha qualcosa che potevo fare sul ring. Nel mio sono rozzo e stravagante, estroverso. E sul ring mi serviva qualcosa che mi desse la possibilità di esprimermi al meglio. Quindi ho trovato nel pirata una figura vicina un po' a tutti, con tanti luoghi comuni da sfruttare. A me piace per esempio molto il room e la figura era perfetta. Mi permette proprio di essere, fare qualsiasi cosa e averla motivata col fatto di essere un pirata. E non per ultimo sono belli rozzi come piace a me, un bel personaggione di quelli belli aggressivi. Per il mio debutto ho dovuto aspettare circa un anno e mezzo, per avere tutta la preparazione e sapere cosa dovevo fare. La cosa che mi sono dovuto più adattare è stata superare il blocco mentale di andare davanti a decine, centinaia di persone e essere giudicato. Perché basi tutta la vita a cercare di non essere preso in giro, giudicato e invece ti ritrovi a essere davanti a delle persone che possono puntarti il dito quando vogliono e tu sei lì alla loro mercé. Questo è lo scoglio più grande che ho dovuto superare. Ti rimane sempre, ma lo superi e ti va bene. Prima del debutto ho trovato un'eccitazione incredibile perché inizi con l'idea di fare quel. Di arrivare a salire sul ring, però allo stesso tempo la paura di sbagliare, di fallire, di insomma far qualcosa che non devi fare. Ed è una paura che ti rimane sempre, però è ciò che ti permette di avere l'adrenalina che poi ti ricambia la fatica di salire sul ring. Cosa ho provato dopo? Beh, un po' di soddisfazione perché ce l'hai fatta e un po' di dolore. Perché ero pieno di botte ovunque e in allenamento non erano così forti, invece quella volta lì sono state, si sentivano di più. Però normale routine. La mia mossa finale è Jolly Roger, che è un hammerlock DDT. Permette di, tenendo il braccio e la gamba dell'avversario, di schiantarlo giù di testa. Il mio segno distintivo è la bottiglia di rum, il fatto di portare sul ring dell'ignoranza fatta wrestling praticamente. Prima di ogni incontro io vado in bagno per rilassarmi affinché non succeda magari sul ring per un colpo un po' sbagliato, un qualcosa. Dai, tutti fanno qualcosa. Se devi partire per un viaggio, la fai. Il wrestling è un viaggio e sai quando entri, non sai quando esci. La caratteristica che invidio di un wrestler di stili diversi può essere l'agilità, il poter fare voli molto adrenalinici, molto spettacolari, dove magari non tutti riescono a farli, per coordinazione, per senso del pericolo.
insomma, per delle inibizioni fisiche e mentali che non sono facili da superare. Una caratteristica che invidio di un lottatore del mio stesso stile è la stazza fisica, che gli permette di colpire l'avversario e essere molto più credibile quando fa determinati colpi rispetto a un lottatore di 1,65 m. Il rapporto che ho io con Emilio è un po' quello di Krilli con il genio delle tartarughe. Nel senso che Emilio, secondo me, è il genio delle tartarughe italiano, ci ha allenato tutti lui. Bene o male, se sei capace di fare qualcosa in Italia, sei passato sotto le grinfie di Emilio e ti ha allenato. Pian piano uno migliora e cerca di avvicinarsi un po' al livello del maestro. Ad oggi ci confrontiamo quasi alla pari su molte questioni, cioè, lo aiuto nel mandare avanti la federazione, abbiamo un'amicizia e una grande collaborazione. Cioè, ogni tanto la mia amorosa è gelosa e mi dice: senti più Emilio di me. Sì, però lui mi tira in ballo ogni giorno più problemi di quanti lei magari me ne tira fuori in un mese, no? C'è sempre qualcosa di nuovo. Però ho questo problema che quando c'è lui e c'è lei, lei mi dice: Emilio, ma quanto scrivi a Davide? E lui: una volta quando non era insieme a te, Davide era molto più disponibile, invece oggi non risponde sempre subito. È un po', sta roba qua è un po' un disastro. Negli anni siamo diventati amici, in confidenza così, però non ci siamo mai tirati indietro da farlo disperare. Un anno eravamo in trasferta a Rimini e l'abbiamo abbracciato, cioè meglio, uno l'ha abbracciato, l'abbiamo legato a un palo con del cielo, fan quello per avvolgere le scatole, e l'abbiamo lasciato lì 5-6 minuti, tempo che si disperasse. Un'altra volta lo abbiamo abbandonato in autogrill. Siamo partiti, lui era giù e abbiamo ancora il filmato di lui che ci rincorre urlando: fermatevi, vi siete dimenticati di me! E ci siamo fermati poco più avanti. Oppure eravamo in Spagna, eravamo in tre, io, Charlie e Alessandro Corleone. Praticamente a turno facciamo scherzi un po' a chiunque. Questi, presi dalla disperazione, si sono chiusi in camera e c'era Emilio proprio che era barricato, terrorizzato che gli entrassimo di notte a fargli gli scherzi, che gli avevamo minacciato di tagliargli il pizzetto. Tipo, noi avevamo messo una sedia davanti alla porta. Li abbiamo attesi tutta la sera a capissero, ma niente, si sono tenuti blindati, chiusi lì tutto il tempo. Ma sono solo alcune, ne abbiamo fatto tante trasferte, quindi ne abbiamo fatte davvero tante. Ad oggi il traguardo più importante che ho raggiunto è il titolo italiano, mentre in Europa sono stato campione dei pesi leggeri europei per circa un anno. Il mio prossimo obiettivo è riuscire a rientrare nel ring al 100% e magari riuscire a rivincere il titolo italiano, visto che la prima volta l'ho perso perché la spalla non era al 100%, questa volta palla permettendo di essere campione italiano un po' più a lungo, insomma, togliermi un po' più di soddisfazioni. E poi continuerò con i miei incontri per far crescere i giovani, perché a fin fine loro sono un po' il futuro. Io sono, non ho ancora tantissimi anni, loro ne hanno molti di più davanti. Io alleno da 7 anni. Ho iniziato perché il mio allenatore, Charlie, con cui sono anche grande amico, ha dovuto cambiare lavoro, quindi non riusciva a allenare più sempre solo lui. Io ormai ero arrivato a un livello che non ero a suo pari, però avevo l'esperienza necessaria per insegnare, e pian piano lui è venuto sempre meno, ha cambiato ancora lavoro, e alla fine sono subentrato io come allenatore principale ormai da 4-5 anni forse ormai. Sul fatto di essere allenatore è bello, perché puoi trasmettere tutta la tua passione agli altri. Cioè, puoi pensare che quella fatica che hai fatto te a imparare determinate cose. Io mi sono allenato in Inghilterra, in Spagna, in Germania, cioè ho viaggiato parecchio per imparare. Loro lo possono avere da me, magari faticando meno all'inizio, ma partendo da una base più alta, che magari domani gli aiuterà a raggiungere livelli più alti di quelli che ho raggiunto io. E l'unico modo che vedo per mandare avanti il movimento è questo, cioè insegnare più che puoi e far capire a tutti che è il wrestling è uno sport di squadra, non è singolo, non è la superstar singola, ma è tutti che si aiutano. Un veterano bravo è quello che aiuta, non quello che distrugge l'astronascente.
attimo il controllo dell'onda, perché io e la mia ciurma abbiamo un messaggio da dare a una concubina che si crede una regina. Se ti stai chiedendo, pensando, ragionando su come recuperare l'oro, bene donna, ascoltami bene, perché io, Dolone, ti getta agli squali! Agli squali, hai capito? Agli squali! Agli squali! Io e la mia ciurma! Fermi! Io vado! Con molti miei allievi, quasi tutti, all'inizio li ho fatti debuttare con un personaggio vicino al mio, nel senso che io ho dovuto un po' variare il mio personaggio negli anni. Sono partito a fare il mozzo, sono finito a fare il capitano. Quindi per fare il capitano mi serviva una ciurma. E tutti i miei allievi hanno iniziato vestendosi da pirate, mi accompagnavano sul ring per fare il pirata super figo con la ciurma che lo seguiva. E questo gli aiutava per iniziare a capire cosa dovevano fare sul ring. Alcuni poi hanno portato avanti il personaggio lottando anche, e per ultimo è Riccardo, che non era direttamente mio allievo, però l'ho accettato nella ciurma per aiutarlo, farlo crescere, e ad oggi è l'unico in Italia ad avere il mio permesso di fare ancora ad oggi il pirata. Tutti gli altri no, sono il pirata italiano originale, sono io. Colui che ha avuto l'investitura del pirata futuro è lui, nessun altro in Italia. Con Riccardo, alla fin fine, oltre a un'amicizia, è arrivato anche i titoli italiani di coppia, si è riusciti a vincerli. È stato davvero bello, perché vabbè, erano anni che non rivincevo quel titolo, ma poi con lo stesso personaggio avevamo proprio un bel duo da vedere, insomma. Io ero quello basso, ciccio, lui quello alto, io quello pelato, lui il capellone, insomma, eravamo uno il contrario dell'altro e eravamo proprio brutti da vedere, uno diverso dall'altro, è esattamente la coppia di pirati che ti aspetti di vedere, no? Completamente diversi. Le volte che mi sono fatto più male in assoluto sono da distinguere in due per due motivi diversi. Quella più invalidante sul momento è stata sicuramente la lussazione della spalla, che era un match lungo, dopo 5 minuti mi è uscita la spalla in un calcio volante, sono caduto male, e è durato 20 minuti, quindi mi sono fatto un quarto d'ora con la spalla lussata. Ho dovuto fare la fisioterapia, sono rientrato, mi sono dovuto operare alla spalla perché non avevo recuperato al 100%, e ad oggi ho un'ancoretta che aiuta il legamento e sto seguendo un percorso di recupero per tornare a lottare. La seconda purtroppo riguarda un ossicino che si chiama scafoide, che è presente nel polso. Non mi ero accorto di averlo rotto perché sembrava una storta, non è mai stato curato adeguatamente, ad oggi il polso è collassato e da recenti visite mi hanno detto che praticamente l'infortunio che prima o poi mi porta al ritiro, perché dovrò mettere delle protesi al posto di alcune ossa, però questo verrà. Fa male, cioè non puoi inventarti tanto, vabbè. 10 anni che mi fa male, vado avanti, non è questo che mi cambia. Però mi hanno già detto che prima o poi, se me lo dicevano prima i fisioterapisti, magari non finivo così, però resisto più che posso per questo sport.